L'ispettore è qui? Credo di sì. Eccolo qua. Gran bel mezzo, complimenti. Devo ammetterlo, non mi aspettavo una tappa a Sendai. Come sapevate che sarebbe stata una prigione proprio qui? Beh, in verità... L'ho fiutata. L'hai fiutata? Comunque sia, hai scoperto qualcosa? Ah, sì, Ango Natsume, giusto? Sì, è decisamente un tipo sospetto. Il suo libro sta andando a ruba, ma soltanto qui a Sendai. Tutto il resto, quasi, coincide con quello che mi avete detto. A ogni modo, ho chiesto un giro ed ecco cosa ho scoperto. Pare che i membri del piccolo fan club di Natsume diventino i suoi amici tramite Emma. E una volta fatto, questi iniziano ad acquistare copie del suo libro a ogni occasione possibile. Alcuni finiscono persino per indebitarsi. Uguale ad Alice. Mi dice qualcosa? È come quello che è successo con Alice. Potrebbe adottare metodi differenti rispetto ad Alice e Raghi, ma sono quasi certo che il potere usato da Natsume sia lo stesso. In tal caso dobbiamo assolutamente mettere le mani su quella parola chiave. Non possiamo semplicemente andare a prendere quel pezzo di merda e fargli sputare il rospo. Fatelo e dovrò arrestarvi per aggressione. Potreste anche cianciare di prigioni quanto vi pare, ma nel migliore dei casi vi rinchiuderanno in un istituto psichiatrico. Già. Beh, siamo ladri fantasma, un approccio così diretto non è comunque il nostro stile. Ah, ecco la splendida ladra che conosciamo, sempre pronta ad agire con eleganza e discrezione. La splendida... che? Parla di Haru. Splendida ladra, è il mio nome. Capisco, davvero si fa chiamare in quel modo? Tornando a noi, dobbiamo trovare un modo per procurarci quella parola chiave. E qui entro in gioco io, vi converrà a ringraziarmi. Per cosa? Stasera Natsume terrà un party per festeggiare il milione di copie del Principe degli Incubi. E si dà il caso che abbia qui per voi un numero sufficiente di inviti. Il che significa... che ci imbucheremo alla festa! Ehi, sembra davvero uno spasso! Non trovi, Phoenix? Non ho niente da mettermi! Non importa a nessuno cosa indosserete. Fingete semplicemente di lavorare nel settore o qualcosa del genere. Allora, che ne pensate? Siete soddisfatti? Davvero niente male, nonnetto. Già, ben fatto, nonnetto. Devo ammetterlo, ora ti vedo sotto una luce completamente diversa, nonnetto. Già, ti sei proprio superato, nonnetto. Sapevo che avremmo potuto contare su di te, signor nonnetto. Ma che stronzi tutti che siete. Avanti, ragazzi. Almeno chiamatemi con il mio nome. Non te la prendere, nonnetto. Siete tutti degli stronzetti, ragazzi. Sala feste, Principe degli Incubi, festa per il milione di copie. Grazie a tutti di essere qui. Questo non è che un piccolo segno della mia riconoscenza. Cioè, nonostante, spero che vi divertirete. Beh, c'è del cibo gratis, probabilmente Yusuke sarà contento. Congratulazioni, signor Natsume, davvero! È tutto merito di chi ha lavorato tanto duramente per incentivare le vendite. Io non ho fatto altro che scrivere. Oh, lei è troppo modesto. I suoi risultati sono veramente impressionanti, considerata la agguerrita concorrenza che è imperversa in questo settore. È vero, l'abbiamo presentata al pubblico come il nipote dell'acclamato scrittore, Sogo Natsume, ma... non mi aspettavo che avrebbe riscosso un simile successo. L'apprezzamento che le è stato tributato è dovuto interamente al suo talento, signor Natsume. Lei è un vero astro nascente della lettura. Tra l'altro, vorrei far notare solo una cosa. Il modello questo qua sopra è lo stesso modello, riutilizzato con colori differenti, del fidanzato dell'amica di Makoto, della sua questline, ma non mi ricordo come si chiama. Il mio talento, dice? Beh, non merito tanto. Le parole impresse sulla carta hanno poca importanza. Basta avere qualcosa di cui valga la pena parlare e avrai l'interesse del pubblico. A quel punto non resta altro da fare che costruirci intorno una bella storiella. E voilà! Un po' come la storia del mio esordio letterario, la ragazza convalescente in ospedale. Perdoni la domanda, ma quella storia è vera, signor Natsume? Temo che quello resterà il mio piccolo segreto. Allora, cliché sarebbe che no, la storia non è assolutamente vera.
Ma cliché del cliché, sarebbe ancora più cliché il fatto che in realtà questa storia è vera e lui si è montato la testa per fare felice questa ragazza. Realtà, finzione, importa davvero a qualcuno? In realtà sì. Ricorderete di certo la confessione di Ikirusai Madarame non molto tempo fa. Sì, come dimenticare. Il suo capolavoro, come si chiamava? Ah, parla della Sayuri. Ah, sì, ecco, la Sayuri. Al tempo quell'opera era considerata l'espressione massima della bellezza, ma a mio parere ormai non è nient'altro che immondizia. Brutto stronzo! Questo dovrebbe dirlo Yusuke, però... Immondizia? Che maleducato! Non hai idea di cosa ci sia dietro a quel quadro, ma chi si crede di essere? Oh no, aspetta... No, ti prego, non dirmi che c'è questo cliché che ogni cazzo di prigione che visitiamo, il cattivo di turno ha un simil legame con uno di noi. La scorsa volta Han, questa volta Yusuke... Il prossimo chi sarà? Makoto con un motociclista? Yusuke, so come ti senti, ma... Sto bene. Ho un favore da chiedervi. Mi dispiace se questo me ne occupo io. Vi prometto che otterrò la parola chiave. Ma... Dopo ciò che è successo l'altro giorno, è probabile che possa riconoscervi. Io mi trovavo dietro la folla, quindi è improbabile che si ricordi di me. È anche improbabile che la mia voce rimanga ancora per un po'. Con piacere, tutto tuo. Giusto, Yusuke potrebbe essere la nostra migliore opzione. Buona fortuna. Grazie, allora vado. Perdoni l'interruzione, si dia il caso che io sia un suo grande fan, Natsume-san. Ah? E tu chi sei? Chiedo scusa, speravo di poterla disturbare per avere un suo autografo. Ehi, il signor Natsume è un uomo molto occupato, lo disturberei più tardi. Su via, che male può fare un autografo? Ah, dice davvero, grazie mille Natsume-san, troppo gentile. Ecco il libro. Ecco la mia penna. E la con una mano, così. Madonna, è abilissimo. Ricevere l'autografo del grande Ango Natsume in persona è un onore che non merito di certo. Ah, che assurdità, non è il caso di sminuirti così. E grazie ai lettori se gli autori come me possono continuare a scrivere. Capisco, è un punto di vista davvero ammirevole. Oh, dimenticavo, lei per caso fa uso dell'app Emma, Natsume-san? Naturalmente, come potrei non farlo? È uno strumento molto comodo. Se non le dispiace, può aggiungermi alla sua lista amici. Sarebbe un grande privilegio potermi sentire più vicino a chi stimo così tanto. Ci mancherebbe. I miei fan e i miei lettori sono tutto per me. La parola chiave è il principe degli incubi. Porca puttana, lo sapevo, era talmente ovvio, io anche lo pensavo, dicevo, ragazzi, sarà il nome del libro, su, che cazzo. E voglio scommettere anche sull'aspetto dell'ombra di Natsume, sarà sicuramente vestito da principe, sicuro, sicuro. Grazie infinite, le arriverà presto la mia richiesta. Oh, un'ultima cosa. Non ho potuto fare a meno di sentirvi parlare della Sayuri poco fa. Se non sbaglio, ha affermato che quell'opera non è altro che immondizia, come se si trattasse di un quadro da quattro soldi. Ah, sì, è quel che hai sentito, ho detto così. Beh, immagino che qualcuno dotato di buon gusto come te si trovi d'accordo, giusto? In fin dei conti, il valore di quel dipinto risiedeva qui unicamente nel nome a cui era associato, Madarame. Fu mia madre a dipingerla, Sayuri. Eh? Forse non è molto professionale da parte mia, ma al diavolo. Mia madre dipinse la Sayuri a costo della vita, e il suo ultimo capolavoro. Quel dipinto è stato creato con amore, un amore semplicemente impossibile da trovare altrove. Non osare mai accostare quella cozzaglia di banalità senz'anima che hai messo insieme plagiando autori molto più talentuosi di te. Ehi, non puoi! Ho detto la pura semplice verità, ora, se non vi dispiace... Abbiamo quel che cercavamo. Vogliamo uscire? Banalità senza anima. Piccolo bastardo. E lui che diavolo ne sa?
Non si preoccupi, signor Natsume. Non era altro che un pretesto. Era soltanto invidioso del suo talento geniale. Non si lascia influenzare. Silenzio! Non importa. Presto cambierei idea come tutti gli altri. Io ne dubito, mio caro. Ne dubito altamente. Le mie scuse, non ho saputo trattenermi. Immagino di avere ancora molto da imparare. Non preoccuparti, Coso. Ha funzionato. Abbiamo la parola chiave, quindi va bene così. Sì, sei andato alla grande. Sono rimasta stupita dal modo in cui l'ha affrontato. Beh, non posso dire di aver valutato il suo libro nel modo più corretto. Quel che un'opera trasmette a una persona, più che della natura dell'opera stessa, dipende in fin dei conti dall'esperienza soggettiva dell'individuo. Beh, per quel che vale, Inari, sappi che è stato fantastico vederti dare una bella lezione a quel viscidone. A ogni modo, ora abbiamo la parola chiave. Non resta altro da fare che trovare il punto d'accesso. Lo cerco io. Ecco appunto, la stazione di Sendai è un buon punto per iniziare le ricerche. Ah, come mai? L'odore non è così forte laggiù. Probabilmente c'è molta meno sorveglianza. La stazione dovrebbe essere un punto d'accesso sicuro, proprio come a Shibuya. Allora è deciso, immagino. Sì, abbiamo tutto il necessario. Domani quella prigione riceverà una visita dei ladri fantasma. Oh yeah. Allora andiamo a dormire ora. Ehi Phoenix, vorrei chiederti una cosa. Yusuke sembrava calmo, ma allo stesso tempo era piuttosto triste. Come mai? Perché anche lui è un artista. Oh, capisco. Dunque, quando qualcuno oltraggia qualcosa a cui tieni, questo ti rende più triste che adirato? Dipende dalla persona. Mi è sembrato che Yusuke si sentisse così. Credo di capirlo un po' meglio ora. Grazie per la spiegazione, Phoenix. Di nulla. Sono tornato al camper e mi sono riposato un po'. Ah, direttamente a dormire così. Ah no, attenzione. Ti stavo aspettando. Anche i desideri di questo luogo sono stati rubati. Le voci di innumerevoli cuori stanno borbogliando. Al contempo, percepisco che la minaccia della calamità si sta rafforzando senza sosta. Ti ho convocato qui per comunicarti le notizie eccezionali. I legami che hai forgiato doneranno ora un potere ancora più grande alle tue persone. Questo nuovo potere pare che sia nato da un'affinità che hai instaurato durante i tuoi viaggi. Esso diverrà il sostentamento che nutrirà ulteriormente il tuo potenziale. Custodiscilo con cura. Lo farò senz'altro, Lavenza. Ammetto di essere in un certo qual modo gelosa. È indubbio che ti verrà fornita la forza di cui hai bisogno per squarciare il fato. Che cosa abbiamo ottenuto? Arti marziali. Aumenta i danni delle... non ho visto. Ah, aumenta danno fisico e danno magico. E questo le abilità. Il bonus è il mouse delle persone. Oh. È stato sbloccato un nuovo set di abilità legame. Ti è conferito a rafforzare le abilità delle tue persone. Approfitta di questo vantaggio nelle battaglie a venire. Interessante. Che la fortuna ti assista. Grazie. Ne avrò probabilmente bisogno. E un'altra giornata. Passo così. Sono stanchissimo. Riprenditi, Ryuji, stiamo per entrare. Lo so, la scorsa notte ero così esaltato che non sono riuscito a dormire. E perché? Non è mica la mattina di Natale? Sofia, sapresti dirci quanto è grande questo posto? A giudicare dall'odore, direi che copre quasi tutta l'area di Sendai. È piuttosto vasto. Ha senso visto ciò che è successo in città. Ma presto tutto questo avrà fine. Salveremo questa città. Giusto, prigione di Sendai, stiamo arrivando. Giù, subito così? Ok, perfetto. E così ci siamo procurati un ritrovo mobile. Che comodità. E devo ammetterlo, con questo i ladri fantasma sono ancora più cool. Quando pensi che siamo pronti, vediamoci al ritrovo e infiltriamoci nella prigione. Contiamo su di te, Phoenix. Allora, prima di andare alla prigione, sicuramente dopo tutto questo, devo salvare. Abbiamo 6 punti legame che possiamo usare e io questi 6 punti li butterei 4 sui soldi, così aumentiamo i guadagni.
E gli ultimi due punti li farei o sulla magia o sulla cucina. Facciamo la magia. Facciamo la magia, che così iniziamo ad aumentare il danno. Ora vediamo un attimo prima cosa hanno da dire Ryuji e Han. Dimmi. Zunda mochi, frullato di zunda, oh, semifreddo di zunda, torta di zunda. Sembra tutto squisito, non vedo l'ora di avventarmici sopra. Devo prepararmi per la missione mangiando più dessert dai locali che posso. Sempre una scusa, vero? No. Ehi, non è bellissimo? È un portachiavi a forma di katana. Ah, non posso proprio fare a meno di comprare certe robe. Cioè, sono un ragazzo dopo tutto. Mia madre si incazzerà di sicuro dicendomi che ho buttato i soldi. Ma sai che c'è, sono proprio questi i migliori souvenir. Ti capisco. Vero, insomma, costano poco. Però sono soldi che sono solidi e contengono un sacco di funzioni e aggeggi fighi, tra l'altro. Questo si può dividere in due parti. Che ne dici di prenderne una a testa? Ecco, prendi la parte della katana, io prendo quella dell'Elsa, forma di drago. Ok, grazie Ryuji. Taglia candelabro 1 a 20, critico su. Riduzione di una spada che aumenta il critico e basta. Ok, io ho la fascia del respiro che mi dà 10 di energia. Aumentiamo il critico. In questa caffetteria danno la rakumeshi, che è una ricetta, che costa 900 yen. Che profumino invitante, magari mi fermo qui a ordinare qualcosa. Sai, questo posto mi incuriosisce molto. Quando passo di qui sento sempre un profumo delizioso. La specialità più famosa di Sendai è la lingua di bue, ma pare che anche il riso con il salmone sia molto apprezzato. Se a te sta bene, che ne dici di provarlo insieme? Sempre meglio di mangiarlo da soli, non trovi? Mi sono goduto il riso con il salmone insieme a Haru. Abbiamo fatto proprio la scelta giusta. Il riso cotto a fuoco lento insieme al salmone non può non essere delizioso. Mi sento ispirato. È sempre una scusa per come si dice, per mangiare, per imparare qualcosa di nuovo, no? Vuoi una divinazione per scoprire la tua fortuna? Sono 100 yen l'una. Proviamo. Ho tentato sperando in bene. Hai trovato fortuna, non male. Che ha aumentato il nostro legame, fantastico. Ciao Futaba, che mi dici? Ehi, tempismo perfetto. Voglio un po' di curry prima di assaltare la prigione. Un curry porta fortuna, diciamo. Curry porta fortuna, fatelo da sola. E il katsu che porta fortuna? Curry porta fortuna? Ma sì, dai, come nelle guerre antiche in cui si sedeva in cerchio per mangiare curry prima di iniziare la battaglia. O una cosa simile. So che l'abbiamo mangiato poco tempo fa, ma le mie riserve scarseggiano, mi serve. Ho bisogno della mia dose. E stiamo per entrare in una prigione, ho bisogno di iniezione di curry e solo il tuo farà effetto, Phoenix. Se avesse tolto il curry nella frase sarebbe stata molto più ambigua. Però purtroppo questo è l'unico ingrediente che sono riuscita a racimolare. In bocca al lupo per i restanti. Ah, beh, suppongo che abbiamo un'ordinazione da soddisfare, Phoenix. Se non hai gli ingredienti dovrei prima andare a comprarli, poi cucinerai al ritrovo. La cipolla. Brava Futaba. Vediamo se posso cucinare allora. Vediamo nel negozio se si è aggiornato qualcosa prima. E vai, nuove armi. Tu non ce li hai gli ingredienti, Sofia? Peccato. Ok, vediamo se posso cucinare. Fermi tutti. Ah, guarda, lo stufato di Gyoutan e la rakumeshi che abbiamo appena preso. Allora, ho tutto, perfetto. Facciamone... quanti ne posso fare? 3? E io ne faccio uno. Devo cucinarlo? Facciamolo. Curry delle blanche. Speriamo che Futaba sia contenta. Futi, hai visto? Ti ho preparato il curry. Il tuo curry è divino, Phoenix. Ha senso visto che sei l'allievo prediletto di Sojiro. Grazie, patata. E allora, entriamo nella prigione, forza. Sbrighiamoci. Mi chiedo però se sia come l'altra prigione, quella di Alice, che se usciamo non perdiamo la giornata. Perché se la cosa è effettivamente così, sarebbe molto sgrava da parte... cioè, per me. Questo è Sendai? È una cattedrale, fermi tutti. Cos'è? Bloodborne? Ma guarda! No, beh, dai. Ha un po' l'atmosfera vittoriana, ma...
Ok. Comunque a me piace. Allora, mi è molto cliché, come ho già detto, il fatto che ogni monarca si è correlato a uno di noi. L'altra volta Han, questa volta Yusuke. Mi chiedo chi saranno i prossimi, però non vorrei che puntassero tutto su questa cosa, che ogni palazzo c'è una correlazione con uno di noi. Sarebbe sempre ripetitivo. Comunque, esploriamo la prigione. Bene, siamo arrivati alla prigione. Direi che non ci sono dubbi. Il nostro monarca è Ango Natsume. Quindi la sua popolarità è solo una bugia. Non prova alcun rimorso nell'ottenere così il suo successo. I suoi fan sono tali solo perché lui li ha costretti. È così che ragionano gli stronzi arroganti come lui. Comunque, non possiamo permettere che continui. C'è una grossa torre in lontananza, è quello il castello di Natsume? È probabile, sento l'odore di tesoro, cioè di desideri. Il monte Aoba è da quella parte, la strada principale ci porterà dritti lì. Allora andiamo, ruberemo quei desideri e mostreremo che razza di impostore è Natsume. Andiamo a rubargli i desideri allora. Eccoci di nuovo dentro un palazzo, prigione. Aspetta, non ho comprato le armi. Oh cavolo, dovevo farlo fuori. Vabbè, amen. Non penso ci saranno problemi. Siamo abbastanza livellati per queste zone. Perfetto. Allora, mi sembrano un pelo più resistenti, ma riusciamo a resistere. Potenzia congelamento, ok. È stata una vittoria facile, sì, Sofia. E dobbiamo dirigerci qui, e ovviamente. E ovviamente è tutto chiuso. Vi stavo aspettando, eroi prescelti. E tu chi sei? Mi chiamo Doma, sono uno dei temibili quattro. Un servo del principe degli incubi. Il temibili quattro, Cristo. I temibili quattro? Oh no, no 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 no, non può averlo detto sul serio. E che roba è? Che stereotipo ambulante. A me sembra solo un tizio attempato in giacca e cravatta. Sono il guardiano di questa porta. Se volete passare dovete prima sconfiggermi in combattimento. Ma vi avverto, non cadrò facilmente. Nel nome dei temibili quattro vi sterminerò seduta stante. Fatevi sotto, eroi prescelti. Ah, e io che mi aspettavo chissà cosa. Fermi tutti. Allora, a cosa sei debole tu? Al ghiaccio e al vento. Allora, targettiamolo. Aia. Mio caro Jack Frost, anzi Jack O'Lantern, tra poco sarà finita. Vai Fox. Beh, è stato facile, dai. Ah, ma ce n'era. Ok, c'era anche un altro nemico e non l'avevo visto. C'era un Berit. Bene, l'abbiamo sconfitto. Non mi aspettavo niente di meno dai prescelti. Molto bene, potete passare. Avere la meglio su uno di noi non significa superare la prova più difficile del Signore Supremo, ma sarete in grado di sconfiggere gli altri. Prego affinché smarriate la via, eroi prescelti. Che cosa? E la Madonna quanto bianco, diventando cieco. Ah, siamo passati dall'altra parte. Che diavolo? Dove siamo finiti? Cos'è successo? Siamo in un luogo completamente diverso rispetto all'ultima volta. A quanto pare ci troviamo di fronte a quel castello che avevamo intravisto. Beh, almeno ci ha fatto passare. Sì, significa che siamo trascinati qui da qualche strano sortilegio. Io dico che è opera dei temibili quattro. Vi ricordate quella stronzata del prego finché smariate la via, eroi prescelti, no? Eroi prescelti?
Beh, non ho esattamente idea di cosa stia succedendo, ma dovremmo riflettere, riferirsi a noi, no? Scusate, ma sto facendo davvero fatica a seguirvi. Eroe prescelto, un demone e robe così. Sono tutti elementi classici di videogame e manga. Credo che questo sia il mondo del romanzo di Natsume, il principe degli incubi. Intendi dire che ci troviamo in un romanzo? Tu l'hai letto, Fox, dico bene, di che parla? Un uomo che conduce una vita assolutamente normale nel mondo rinasce come signore demoniaco in un'altra dimensione. Cazzo, l'ho già sentita questa storia, è un anime anche nella vita reale. Avendo sfruttato al massimo il suo nuovo ruolo malefico, si ritrova a dover respingere l'assalto degli eroi giunti per eliminarlo. A tal fine, oltre a innumerevoli trappole, schiera nel castello un gruppo noto come i Temibili Quattro. Quindi è per questo che ci ha chiamati eroi prima? Perciò sono gli eroi i veri cattivi di questo racconto, eh? Sì, esatto. Devo presumere che tu l'abbia letto. No, l'ho solo sfogliato, ma con tutta la roba che ho visto posso benissimo intuire dove volesse andare a parare. Per cui il nostro compito è sfidare il re demoniaco, eh? Se così fosse, allora direi che tutto sta andando per il meglio. E se questo luogo è davvero uscito dal libro di Natsume, allora lui deve essere necessariamente da qualche parte nel castello. Ovviamente, il che significa che anche i desideri di tutti sono al suo interno. Sono là sopra il castello. Giusto. Vediamo se riusciamo a trovare un modo per entrare. Io deduco che non sarà facile entrare. Eh? C'è un checkpoint dei paraggi, ma sembra che il teletrasporto non funzioni. Sarà sempre opera di quel tizio dei Temibili 4? Pare che non voglia proprio lasciarci andare. Insomma, siamo in trappola. Niente panico comunque. Se lui è la causa del malfunzionamento, allora non ci resta che metterlo fuori gioco. Anche così ci conviene attrezzarci nel caso in cui non potessimo tornare subito nel mondo reale. E assicuriamoci di alternare i membri del gruppo per evitare il sovraffetticamento. Ok, sì. Bene, dove dobbiamo andare quindi? Ovviamente il gioco vuole che io vada di qua. E mi ha teletrasportato lui. Fermi, ci sono dei riflettori più avanti. Qui il livello di sicurezza è piuttosto alto. Chissà perché la cosa non mi sorprende. Pare che anche il cancello si è chiuso. Non entreremo da qui. Sto violino incredibile. In tal caso dovremmo incarnare la vera essenza dei ladri fantasma e intrufolarci dal retro. I ladri fantasma ti entrano sempre dal retro. Ah, begli zozzoni. Ed eccolo qui il nostro checkpoint. Monte Obe è stato registrato. E ovviamente non ci possiamo spostare. Non possiamo né andare a un altro checkpoint né tornare. Va bene, siamo bloccati qui. E allora proseguiamo da qui. Cosa sta sconfiggendo il drago bianco occhi blu? Guardate quel portone, è gigantesco. Beh, ora come ora non credo che riusciremo ad aprire quell'affare. E adesso che si fa? Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo tornare indietro e trovare un altro modo per entrare. Un momento, sul suo libro mi pareva di aver letto qualcosa a proposito di questo portale. Beh, abbiamo la chiave per entrare praticamente. Ecco, pare che si tratti del portale della sfide, cioè creato al fine di negare l'accesso agli eroi. È un test che serve per verificare se gli eroi sono degni di affrontare il Signore Supremo. Questa è sempre stata una cazzata che ho pensato dei cattivi. Perché fare sfide o modi che alla fine permettono agli eroi di passare? Ma fai un modo che gli impedisca totalmente di passare. Ma che cazzo vuol dire? Per aprirlo dovranno affrontare tre sfide e superarle, così da ottenere una prova della loro vittoria. Cavoli, è proprio come in un videogioco. Ciao dall'altra parte. Questo signore supremo vuole impedire l'accesso agli eroi, giusto? Allora perché non ha costruito un portale impossibile da aprire? Lo dice anche il gioco, lo dice anche Haru. Ma che cazzo vuol dire? È così che funziona. La storia non potrebbe proseguire se gli eroi non venisse concessa una possibilità. Dunque, dove dovremmo trovare questa prova? Si trova in tre diverse torri situate all'esterno del castello. Qui dice che le torri sono sorvegliate dai Temibili 4 in persona, ormai Temibili 3. Si fanno chiamare i Temibili 4, ma le sfide sono solo 3. I testi di questo tizio sono ovunque.
A quanto pare la prima torre si trova vicino al centro grande fiume. Allora si tratterà di un fiume bello grosso o qualcosa del genere? Beh, nel mondo reale il fiume Erose attraversa la città di Sendai, è piuttosto grande. Deve essere quello. Ok, troviamo quel fiume. Va bene, andiamo alla ricerca del fiume. Dove lo troviamo il fiume però? Dobbiamo tornare indietro. E rieccoci qua. Il fiume Rose dovrebbe trovarsi qui intorno. Ehi, quella torre non vi sembra molto simile ai torrioni della prigione che abbiamo visto a Shibuya? Sì, più o meno. Già, pare che sia una gabbia in cima. E c'è anche un gargoyle che ci fissa. Se è quella, allora forse è lì che troveremo la nostra prova. Per prove, pensi che si intenda i nuclei? Molto probabilmente. L'entrata sembra essere quella. Dai, andiamo a vedere. Ok, Futaba. Allora, fermi tutti. Io direi, prima di proseguire... Perché confondo i tasti con Persona 5? Prima di proseguire... Io pulirei un attimo la zona, come sempre. Uno per livellare e due per vedere anche che nemici ci sono. Ah, ci sono gli slime in questa zona. E l'abbiamo appena ottenuto uno. Perfetto. Devo fare più imboscate possibili. Uno perché ci recuperiamo punti vita. E due perché possiamo attaccarli subito almeno. Ecco fatto. Tra l'altro gli slime resistono agli attacchi fisici. Peccato che non abbiate abbastanza vita per potervelo permettere. Aspetta, dove vai? Dove vai, maledetto? Ti giro tutto attorno, eh? Ecco fatto. Uno slime e un berit. Abbiamo fatto benissimo. No, però dai, l'ambientazione è totalmente Bloodborne, mi ricredo. Guarda, il tutto di legno, tutte con le carrozze dell'Ottocento, stile gotico. Guarda, anche i cancelli sembrano esattamente quelli di Bloodborne. Allora, Ehi, quella è la strada sbagliata. Guardate l'indicatore dell'obiettivo. Lo so, Futaba, ma io volevo livellare un po' e uccidere nemici. Che palle. Allora, io vi chiedo scusa, ma al 90% in questo gioco Fox lo teniamo in squadra sempre. Mi dispiace dirlo, ma è così. Allora, io toglierei però Morgana e metterei Han. No, Han, Yusuke e Makoto per questo giro. E questa è l'entrata? Oh, qui c'è scritto qualcosa. Serve una prova per aprire un'altra prova. Sole e pioggia corre a offrire. Secondo voi cosa significa? È probabile bisogna consegnare degli oggetti specifici. È un classico. Le chiamano fetch quest. Ecco una citazione del romanzo. Le mie sfere sacre risiedono in un santuario del sole in una landa piovosa. Le sue sfere. Ecco, forse dobbiamo trovare quelle sfere. Potevano dircelo subito. Su, Sofì, non fare così, sai, è una di quelle situazioni. E poi non dimentichiamo che questo è il mondo di Natsume. Probabilmente è una trappola atta a dissuadere gli eroi. Beh, io non vedo altro modo per entrare. Credo che dovremmo cercare quelle sfere. Credo che sia l'unica opzione, Makoto. Quindi, le suddette sfere si trovano dove c'è il ponte. Come faremo a passare questo ponte ora? C'è un ponte, ma ovviamente non possiamo attraversarlo così. Non possiamo farci niente per ora. Proviamo un altro percorso, ovviamente. E guarda un po', passiamo dal cancello che prima Futaba non voleva farmi percorrere. Ah, eccoti qua. Guarda, l'importante è che mi fai fare le imboscate, così almeno mi semplifichi il farti i danni. Aia, che dolore! Finché posso colpire così all'infinito, guarda, sono anche contento. Vai, Aghilo! È possibile che gli slime siano deboli al ghiaccio? Siano deboli al fuoco? Non mi ricordo.
Brava Panther, bravissima. Dopo appena riusciamo a tornare nel mondo reale. Aspetta, come faccio a salire qui? Ecco fatto. Appena torniamo nel mondo reale vi compro le armi a tutti. Allora, dobbiamo camminare qui, Panther, non cadere. Dobbiamo camminare qui. Eccoci arrivati sul tetto. E dobbiamo oltrepassare il ponte. In qualche modo ce la faremo. Dov'è? Eccolo là. Ma, scusami, che cazzo vuol dire? Ma quanto... quanto è stronzo sto tipo. Allora, aspetta. Dov'è il nemico? Eccolo lì, aspettiamo che passa. Imboscata! Una volta che capisci bene il meccanismo di questo gioco, diventa tutto molto più facilmente praticabile. Guarda un forziere, vediamo che cosa c'è. Un gran fendente, va bene, meglio di nulla. Ok, invece da questo lato che cosa abbiamo? Il fiume. Come faccio ad arrivare di là? Forse su questa, ecco fatto. Posso aprirlo? No, ho sbagliato. Che bello vedere gli altri che aprono. Ho visto una roba di chakra ma non ho letto che cos'era. Era un equipaggiamento comunque. E siamo arrivati dall'altro lato. Oh, tutti che fanno trappole incredibili. Vi blocco il passaggio. Guarda un po' e intanto. Allora, e ancora non ci possiamo teletrasportare fra i checkpoint. E ovviamente il ponte è ancora chiuso. Prendiamo gli oggetti e si prosegue. Visto che l'obiettivo si trova qui nella chiesa. O meglio, nel santuario. Questa mi sa tanto che è quella del sole. La sfera solare solenne. Nemico in arrivo? Dai! Ecco... ma è un cane robot. È come in Dark Souls, quando praticamente togli il sole a Lordran. Ma che... si sono spente le luci. Ehi, ma quella è un'ombra. È come nel romanzo. Le sfere... la sfera è un simbolo del sole. Rimuovendola, la luce svanisce. Quando ciò accade, dei guerrieri appaiono per impedirne il furto. Ciò significa... che dobbiamo combattere. Oh, ma guarda, Berit. E delle Ike Pixie. Sì, sembra faccia parte del gioco. Perché non l'hai detto prima? Allora, azione e combatti. Assalto. Che bello che siete deboli al fuoco. Mi rendete tutto più semplice così. Beh, è stato facile. E Panther è salita di livello, ma non ci ha guadagnato nulla. Ci è mancato poco cosa, Makoto, che in realtà è stato facilissimo. Vabbè, giusto per sicurezza, io un salvataggio lo farei. Andiamo a rubare anche la prossima sfera. Come saltella ogni volta Morgana. Ci incontriamo di nuovo, eroi prescelti. Ehi, sei quell'idiota di prima. Oh, è vero, Domu. Doma, sono Doma Detenibili 4. Sei tu che ci hai trascinati qui? È il mio dovere. Ho il compito di assegnare agli eroi prescelti le sfide escogitate dal nostro padrone. Inoltre mi è stata affidata la protezione di questa sacra terra. Sei il globo della pioggia che bramate e dovete prima sconfiggermi. Di nuovo, noi eroi ti abbatteremo. Saremo i ladri fantasma noi, ti ricordi? Ah, è ancora un Jack o' Lantern. E io c'ho Panther che è di fuoco. Bravo io. Allora, fermi tutti. Bufu! Voglio dire, cosa credevi di fare? È stato più semplice persino della prima battaglia. L'abbiamo sconfitto una volta per tutte? Ne avete fatta di strada. Ben fatto, eroi prescelti.
Ma io non ero altri che il più debole dei temibili quattro. Non l'avrei mai detto. Dacci un taglio, lo scopriremo direttamente dal prossimo avversario. Gli altri membri dei temibili quattro non mancheranno di farvi soffrire. Ma che problemi aveva quello lì? Beh, a ogni modo, ora possiamo proseguire. Troviamo quel globo. Giusto. Prima che Makoto ti meni. Ora che abbiamo sconfitto Domu, pensate che dovremmo riuscire, che potremmo riuscire a riutilizzare i checkpoint? Ah, funzionano di nuovo! E ce n'è uno vicino, perfetto, ora possiamo tornare nel mondo reale a rifornirci se serve. Non mi sorprenderebbe se una cosa del genere dovesse riaccadere, meglio prepararsi per sicurezza. Guarda, ti direi di sì, ti direi torniamo dalla prigione, andiamo a prendere le armi e poi rientriamo. Dunque, Sofia, allora, fermi tutti. Io ho ottenuto altri punti legame. Io farei però un potenziamento al negozio, anche se sa di cazzata. Anche se mi sa di cazzata, facciamo un potenziamento e aumenta i danni della vita fisica delle persone. Ma sì, facciamo anche questo. Ok, vediamo se ne vale la pena di aver fatto gli sconti di nuovo. Ha aumentato la quantità di oggetti in sconto. Va bene, compriamo le armi invece. Compriamo le armi migliori a tutti quanti. Invece vediamo le protezioni. Sì, c'è qualcosa di nuovo. Allora, la cosa che ci dà più difesa di sicuro è questo. Allora, ai maschietti compriamo la canottiera cosmica. A Morgana la corona d'acqua, visto è l'unica cosa che c'è. E alle signorine invece abbiamo il vestito da dama e un grembiule robusto. Prendiamogli il vestito. Perfetto. Ora che ci siamo riforniti, direi che possiamo rientrare.